Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi ci occuperemo della discesa verticale in autogiro e qual è la manovra necessaria per rimettere la macchina in volo. Ok ragazzi, andiamo a commentare le immagini, quindi andiamo a vedere insieme come eseguire una corretta discesa verticale. Quindi prima di tutto raggiungiamo la nostra quota di sicurezza, quindi io ho considerato 1500 piedi. Abbiamo raggiunto la nostra quota di sicurezza, 1500 piedi, prua contro vento. Ho iniziato a togliere un po' di potenza perché sono passato da una condizione di volo rettilineo orizzontale ad una condizione di discesa verticale. Quindi cosa ho fatto? Ho ridotto la potenza, ho iniziato a tirare la barra indietro, quindi a portare la velocità sull'anemometro a zero. Potete vedere il variometro è in discesa, quindi ho innescato la mia discesa verticale, quindi anche il mio altimetro inizia a perdere quota, quindi come si rimette in volo, barra leggermente in avanti e riapplico potenza. Quindi molto semplice. Questo è l'effetto che si vede dall'esterno, quindi discesa verticale con prua contro vento. Quindi inizio a spingere la barra in avanti piano piano, riapplico potenza e questa è la mia rimessa in volo. Quindi ripasso da una condizione di discesa verticale in una condizione di volo rettilineo orizzontale. Adesso facciamo stesso procedimento, però stavolta togliamo completamente la potenza, quindi andiamo a vedere cosa succede. Quindi riduco il motore, quindi ho innescato già la discesa verticale, potete vedere che togliendo completamente il motore non ho più effetto sulla pedaliera, quindi la macchina inizialmente fa un 360 e poi si orienta contro vento. Quindi rimessa in volo, barra in avanti e riapplico potenza. Questa è l'immagine che si vede invece dall'esterno, quindi innesco la mia discesa verticale, però non ho nessun controllo sulla pedaliera proprio perché ho ridotto al minimo la potenza. E questa infine è la rimessa in volo, quindi barra in avanti e ho riapplicato la potenza. Adesso invece vi faccio vedere stesso procedimento, però mantenendo un po' di potenza applicata durante la discesa verticale. Quindi riduco la potenza, inizio a cabrare, la velocità anemometrica va a zero, il variometro indica lo zero, quindi discesa verticale, potete vedere le mie gambe che muovendo la pedaliera da una parte all'altra riescono a mantenere la direzione voluta. Adesso quindi barra in avanti piano piano, la macchina cambia diciamo assetto, quindi diamo il tempo alla macchina di adeguarsi. E questa è un'ultima sequenza che vi voglio mostrare, quindi cosa succede applicando alla discesa verticale con un po' di potenza piede sinistro e barra nel senso di rotazione. Quindi cosa ho fatto? Ho innescato una discesa verticale e in più la macchina inizia a ruotare sull'asse verticale. Quindi rimessa in volo, barra in avanti, potenza. Quindi questo è l'effetto che si vede dall'esterno, quindi discesa verticale, piede e barra a sinistra, e questo è quello che succede applicando il piede e la barra a sinistra, quindi discesa verticale e rotazione della macchina sull'asse verticale. Rimessa in volo della macchina, barra in avanti e potenza.